faccio parte del gruppo che si occupa del tram a Palermo. Abbiamo contribuito alla realizzazione di questo progetto e ritengo che sia un mezzo di trasporto che deve essere assolutamente migliorato nel senso, visto il progetto che il Comune di Palermo sta portando avanti per la realizzazione delle nuove linee e quindi per la mobilità sostenibile all'interno della città di Palermo. Quindi lei pensa che andrebbe ulteriormente potenziato in merito all'utenza? Io penso assolutamente di sì, ma deve essere comunque regolarizzato. Noi abbiamo dei problemi non indifferenti, nel senso che la cittadinanza ha bisogno di muoversi. Muoversi sul tram oggi è sicuramente conveniente, ma deve essere regolarizzato. Bisogna attenzionare il problema perché non siamo abituati a pagare ad esempio il biglietto, che è una cosa fondamentale. Lo spostarsi dalla periferia alla città è diventato estremamente difficile e complicato. Il traffico è allucinante, quindi questo potrebbe essere l'alternativa. E beh, per realizzarlo non è assolutamente facile, non è una cosa così semplice, però il tentativo secondo me bisogna farlo, e bisogna farlo in questa prospettiva, per rendere una città più vivibile, una città dove la mobilità possa essere più sostenibile, dove lasciare la macchina, parcheggiare la macchina a casa sarebbe la cosa ideale, e poter camminare con i mezzi pubblici.